Ciao a tutti, anche se sono un po' in ritardo, vi voglio augurare buon Natale. E oggi, come potete vedere dall'immagine davanti a voi e dal titolo, oggi vi faccio vedere tutti i regali di Natale che ho ricevuto. Vi dico già che alcuni sono della vigilia di Natale che ho fatto dai miei nonni paterni e altri proprio a Natale che ho fatto a casa del mio nonno materno. Quindi, mentre vi faccio vedere, vi dico da quando l'ho ricevuto e da chi l'ho ricevuto. Quindi ora non perdiamo altro tempo, quindi vi faccio vedere i regali di Natale uno per uno. La prima cosa che vi voglio far vedere è questo set da notte, diciamo, perché se non sbaglio questo è tutto a tema cute hug ed è un pigiama e un paio di ciabatte. Vi faccio vedere un pezzo alla volta. Ecco, come potete vedere, questa è la parte superiore del pigiama e è tutto grigio, come vedete dappertutto. E come potete vedere al centro c'è questo osso bianco, penso che questo sia un osso polare. E come potete vedere all'interno delle orecchie grigio scuro, ha gli occhi neri, un nasone rosso e anche il musino grigio. E al collo ha un tipo un nastro rosso e ha la parte dove lui appoggia rosse e in rosso c'è scritto anche cute hug, carino. Mentre sulle maniche, nella parte dove c'è il gomito, ci sono questi rattoppi che mi ricordano un po' un partner scozzese, che sono blu scuro, bianco con delle strisce blu, bianco normale, rosso, rosso a righe bianche e mi pare basta. Ed è lo stesso per l'altra manica, ora ve ne ho fatto vedere solo uno perché tanto è uguale. Mentre questo è il retro ed è semplicemente grigio, niente di che. Ora vi faccio vedere i pantaloni del pigiama. Questi invece sono i pantaloni del pigiama e tra l'altro sono anche elasticizzati. Prima mi sono dimenticata di dirvi che questo pigiama l'ho provato e mi sta. Come potete vedere anche due filini per stringerlo un po', ma tanto è, essendo elastico di suo non servono. E solo nella parte anteriore c'è sempre questo partner, lo stesso delle maniche del pigiama. E quindi è uguale, ve lo sto facendo vedere lentamente perché continuano per tutto il pantalone. E come vedete, arriva poco prima della fine dei pantaloni che sono semplicemente grigi, niente di che. Mentre questo è semplicemente il retro dei pantaloni, proprio come il pigiama, quindi è tutto grigio. Quindi niente di che. Quindi adesso vi faccio vedere le ciabatte. Ecco, vedete, queste sono le ciabatte proprio dello stesso tema del pigiama. Vi avviso già che queste le ho provate e non mi entrano per niente, perché di taglia hanno 37 e 38. Però io ho i piedi un po' grandi, infatti di numero di scarpe metto tra il 39 e il 40. Ora vi faccio vedere una delle due ciabatte un po' più da vicino. Come potete vedere, questa parte qua è grigia. Qui c'è addirittura una muretta con scritto Hug Me, abbracciami. E come potete vedere, l'ossetto in questo caso è molto morbidoso e addirittura il naso all'infuori. E anche all'interno delle ciabatte è tutto morbidoso. Peccato che io non posso mettere perché sono piccole. E diciamo la parte dove si appoggia il piede è sempre a tema che mi ricorda un po' il tema scozzese. E qui ovviamente c'è, se non sbaglio, il nome della produzione che c'è scritto è della Yamamai. E questa invece è la suola che è semplicemente beige, ma tanto non è niente di che perché tanto lo si appoggia così. Ed è lo stesso anche per l'altra ciabatta, solo che in questo caso l'altro aveva l'ossetto verso destra, mentre questo ha l'ossetto rivoltato verso sinistra e anche la nuvoletta è spostata. Quindi queste sono le ciabatte. Come vi ho già detto, è la terza volta che lo dico, sono troppo piccole quindi non le posso indossare. Ora passiamo all'altro oggetto di Natale. Mi sono dimenticata di dirvi che questi qua, se non sbaglio, me li ha regalati la mia zia paterna, quindi è la regia di Natale. Ora vi faccio vedere gli altri regali. Come prossimo regalo, che questo giuro che non me l'aspettavo, la volevo in precedenza, ma era particolarmente costoso, però non me lo sarei aspettata proprio per il Natale. È, come vedete, questo libro intitolato The Disney Book.
In pratica, questo libro parla di tutta la storia della Disney dal 1920 fino al 2017, quindi ai giorni nostri. Mi piace moltissimo la copertina perché è tutta shiny shiny e ci sono pratica tutti i personaggi disegnati del parco, tra cui Hiro e Baymax, fantastico. E qui c'è il parco Disneyland e anche la ruota. E qui in alto, su una striscia rossa, sempre shining, c'è scritto una celebrazione del mondo Disney. E come potete vedere anche sul dorso, oltre alla scritta del Disney Book, sono stati aggiunti altri quattro personaggi. E questo, come potete vedere, è il retro del libro. Infatti prima non potevo averlo perché costava 19,90, quindi 20 euro. Questo libro inoltre contiene 199 pagine che parla proprio di tutta la storia da Disney, tutta, quindi da cartoni animati, live action, parchi, eventi, tutto. Quindi è veramente fantastico questo regalo. Devo ammettere che è il mio preferito che ho avuto finora dei regali di Natale di quest'anno. Mi dimentico sempre chi mi ha regalato questo. Anche questo l'ho aperto alla vigilia di Natale e me l'hanno regalato i miei genitori. Quindi ottimo. Ok, vi sembra strano, ma è vero. Mi hanno anche regalato dei biscotti, dei baci di dama e delle lingue di gatto. Queste me le ha regalate la mia zia materna e l'ho aperta proprio a Natale, quindi proprio il 25 dicembre, per essere precisa. Vi faccio vedere la bustina. Qui c'è scritto siamo artigiani. Come potete vedere, le buste sono chiuse da questo nastrino bordeaux. Qui si vedono anche un po' i baci di dama. Sono molto buoni, li ho avuti in precedenza e sono strabuoni. Qui c'è scritto anche ritorno alla natura. Questa immagine di due bimbe. E qui sotto nella parte rossa c'è scritto biscotti tipici di Langhe e Roero. Questo è il lato della bustina, che però non c'è scritto nulla. E qui sul retro c'è tutta la spiegazione tra cui gli ingredienti e la data di scadenza. Questi baci di dama, pensate, sono alla nocciola. Mi piacciono anche quelle alla mandorla, ma anche quelle alla nocciola sono molto buoni. Quindi i baci di dama sono strabuoni e quindi ringrazio la mia zia che mi ha regalati. E stessa cosa anche per le lingue di gatto. Ovviamente la bustina è identica, cambia solamente il prodotto all'interno, ma anche gli ingredienti all'interno e la data di scadenza. Quindi questi due biscotti sono veramente buoni, non vedo l'ora di mangiarli, mia mia mia, che fame. Ma ora vi faccio vedere l'ultimo regalo. L'ultimo regalo che ho ricevuto quest'anno, questo invece me l'ha regalato un mio amico, è un piccolo set di trucchi. Come potete vedere, qui ci sono le istruzioni su che cosa c'è, contiene dei rossetti, un brush, un illuminante se non sbaglio, e degli ombretti, che è della Douglas. Ora tolgo questa cosina di cartone e vi faccio vedere che ovviamente c'è il logo della Douglas. Qui c'è un elastico per tenere chiuso il contenitore e come potete è dorato con tutti i brillantini. E questo è il retro che dice esattamente che cosa contiene. Ma ora ve lo apro e vi faccio vedere com'è fatto. Qui c'è una plastichina che protegge lo specchio e come vedete ci sono i trucchi presenti nell'istruzione. Infatti ha anche due pennelli. E la cosa che io userò in assoluto è questo blush perché è veramente bello rosa. Quindi anche questo mi piace molto. Quindi ringrazio tanto il mio amico che me l'ha regalato. Quindi ora vi faccio vedere tutti i regali assieme e sentiamo il discorso finale. Ok ragazzi, questi sono stati i miei regali di Natale che ho ricevuto quest'anno e sono tutti molto belli. Il mio regalo preferito in assoluto è questo libro della Disney perché io ne vado matta della Disney. E quindi niente, fatemi sapere nei commenti che regali avete ricevuto, se avete passato delle feste grandiose in famiglia. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un commento lì sotto e un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere i miei video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e buon Natale ancora!